Bene, voglio darvi allora il benvenuto ancora. Questo è il sesto incontro, il sesto appuntamento della serie Il Gesù che non hai mai conosciuto, un'esposizione del Vangelo di Marco. Penso che siamo tutti quanti incoraggiati dal fatto di vedere la ricchezza che c'è nella parola di Dio, quante cose comprendiamo, scopriamo quando studiamo il testo biblico, la parola di Dio. E questo Vangelo in particolare abbiamo visto che ci racconta in effetti la storia dell'evento più importante dell'umanità, il Vangelo. Sia il mondo giudeo sia il mondo pagano, anche all'epoca, 2000 anni fa, aveva un concetto chiaro di che cosa era il Vangelo. Sia i giudei sia i pagani sapevano che il Vangelo si riferiva, questa parola Vangelo, buona notizia, si riferiva all'arrivo di un re che arrivava sul suo trono e stabiliva un nuovo regno e una nuova era in cui stabiliva la giustizia, la pace, la prosperità. E sia i giudei sia i pagani aspettavano questo re. Naturalmente, stiamo capendo, studiando il Vangelo di Marco, che il Vangelo di cui lui parla, questa buona notizia di cui Marco parla, si riferisce all'arrivo del re Gesù Cristo. Gesù Cristo è il re, Gesù Cristo è il figlio di Dio che viene sulla terra, che è venuto sulla terra per stabilire il regno di Dio, un regno appunto di pace, di benedizioni, di giustizia. E se ci pensate è proprio quello che manca oggi sulla terra, è quello che è sempre mancato, in effetti, sulla terra. Manca la pace, ci sono migliaia di guerre in tutto il mondo in questo momento, manca la giustizia, non credo di sorprendervi quando dico che non c'è giustizia, non c'è giustizia intorno a noi, nel piccolo delle nostre vite, non c'è giustizia a livello delle nazioni, degli stati, dei rapporti tra stati. E così abbiamo un bisogno molto grande del Vangelo. Ho detto che quella che Marco racconta nel suo Vangelo è la prima parte però della storia. Il re doveva prima venire per servire, pensate, e per soffrire per i peccati di molti. E domenica scorsa abbiamo visto una cosa molto importante, cioè Dio ha posto una condizione molto chiara per l'entrata nel regno di Dio. Per poter entrare nel suo regno è necessario ravvedersi, è necessaria un'azione molto importante, un cambiamento radicale nel modo in cui pensiamo a noi stessi, alle nostre azioni e anche al modo in cui ci comportiamo. Perché questo? Perché per poter entrare nel regno di Dio è necessario un cambiamento così radicale di ogni persona? Proprio perché il regno di Dio è un regno di giustizia e noi non siamo giusti. Il regno di Dio è un regno di giustizia, il nuovo re è venuto sulla terra per iniziare, per stabilire un regno sulla terra di giustizia, ma noi non siamo giusti. E noi abbiamo visto che storicamente questo lavoro, questa affermazione, questa dichiarazione, questa necessità di ravvedersi per poter entrare nel regno di Dio era il compito di Giovanni Battista, l'araldo del re. Lo abbiamo visto proprio domenica scorsa. Il compito di Giovanni non fu quello di fondare una religione. Giovanni non era venuto per fondare una nuova religione, anche se per un certo tempo noi leggiamo e comprendiamo dai Vangeli che aveva dei seguaci, i discepoli di Giovanni. Ma Giovanni non era venuto per fondare una nuova religione, non era venuto per stabilire dei nuovi rituali, aggiungere altre regole a queste persone già molto religiose, ma il suo compito era quello di preparare il popolo di Israele alla venuta del Messia. Il suo messaggio era molto chiaro: dovete ravvedervi perché il re è venuto prima di tutto per risolvere il problema dei vostri peccati. È
È impossibile parlare del Vangelo, è impossibile parlare di questa buona notizia, è impossibile parlare del regno di Dio, dell'entrata nel regno di Dio, senza parlare del nostro peccato. Infatti è la volontà di Dio che ciascuno riconosca la propria responsabilità, il fatto di essere un peccatore, il fatto di aver fallito nell'ubbidire alla sua parola, alla sua legge. E il messaggio di Giovanni era molto chiaro: dovete prendere piena responsabilità per quello che siete e per quello che fate, e deve esserci un cambiamento radicale, totale, perché nessun peccatore può essere ammesso alla corte del re dei re con questi vestiti, tra virgolette, sudici, sporchi della nostra ingiustizia. Però il messaggio di Giovanni era anche: ma fatevi animo, non scoraggiatevi, perché si tratta di una buona notizia. Questo è il Vangelo, il re viene per portare la salvezza. Certamente il suo era un messaggio molto forte, era un messaggio anche di giudizio. L'ira di Dio è imminente, c'è un'urgenza in questa decisione di ravvedersi. Ma lui stava anticipando appunto l'arrivo del Messia. Questo annuncio è un annuncio di una grande gioia che il popolo avrà. Non dovete allontanarvi, non dovete turbarvi, perché è Dio stesso che vi annuncia il perdono dei vostri peccati. Dio ha un piano per il perdono dei peccati e per l'entrata nel regno di Dio. Dio stesso, secondo le profezie dell'Antico Testamento, Dio stesso, il Re dei Re, viene per salvare i peccatori come noi. Questo è un messaggio valido 2000 anni fa, ai tempi di Giovanni Battista, ma è lo stesso messaggio valido per noi questa sera. Dio, egli stesso, viene per formare un popolo di discepoli che condivideranno eternamente con il Re le gioie di questo regno di giustizia. Questa non è una favola, il Vangelo non è una favola, infatti questo è il motivo per cui questo libro è stato scritto e questo è anche il motivo per cui abbiamo organizzato queste conferenze, questi incontri. E oggi è arrivato un momento importante nella nostra esposizione, perché oggi incontriamo il personaggio principale, oggi incontriamo il re che viene per stabilire il suo regno. Come immagineresti l'arrivo di un nuovo re? Che cosa ti aspetti dovrebbe succedere quando un nuovo re arriva per sedersi sul trono? Certamente si tratta di un evento importante, ci rendiamo tutti conto che non è qualcosa che capita tutti i giorni, probabilmente nessuno di noi ha vissuto l'installazione o l'inaugurazione di un regno nella nostra esperienza di vita, però come minimo ci aspettiamo una cerimonia sontuosa, probabilmente, tanti invitati d'eccezione, anche molte persone invitate, molte persone anche curiose. L'arrivo del re sulla scena è segnato da diversi avvenimenti sorprendenti, sovrannaturali, cose che in effetti non capitano tutti i giorni. E ogni avvenimento che vedremo ha a che fare con l'arrivo del re, con l'arrivo di Gesù Cristo, ha uno scopo ben preciso, ha lo scopo di confermare che il Vangelo non è una favola, ma il Vangelo è una storia vera. Questi sono eventi storici che dichiarano l'identità di Gesù Cristo e affermano lo scopo, il motivo della sua venuta. Molti studiosi della Bibbia sono d'accordo nel dire che il battesimo di Gesù, a cui guarderemo questa sera, e anche gli avvenimenti che avvengono subito dopo il suo battesimo, si riferiscano simbolicamente all'incoronazione del re, a quella cerimonia che segnava l'investitura
di un monarca, quel momento in cui veniva attribuito il potere regale, ufficialmente, al re per svolgere il suo mandato. Le cose che vedremo questa sera, le cose che leggeremo tra poco, hanno un'importanza enorme in tutto questo piano di Dio del Vangelo. Così vorrei invitarvi ad aprire la vostra Bibbia al Vangelo di Marco, capitolo 1, siamo sempre a pagina 988. E non leggerò veramente molti versetti, perché riprendo la lettura dal versetto 9 al versetto 11. Marco scrive: «In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. Ad un tratto, come egli usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. Una voce venne dai cieli: "Tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto." È un brano molto breve, ma che presenta degli avvenimenti incredibili, sovrannaturali. Domenica scorsa ho concluso con le parole di Giovanni Battista nel versetto 8, quindi il versetto precedente al versetto da cui ho iniziato a leggere stasera. Giovanni che ha detto queste parole sul nuovo re, sul Messia, ma lui, il re che sta per arrivare, il re che preannuncio, lui vi battezzerà con lo Spirito Santo. E questo era il suo messaggio. Giovanni stava dicendo: il mio battesimo è un battesimo di acqua, il mio battesimo è soltanto un segno esteriore, un simbolo, ma il battesimo con cui il nuovo re Gesù vi battezzerà è quello che conta. È lui il re, soltanto lui è in grado di trasformarvi, soltanto il figlio di Dio è la persona in grado di purificarvi, di cambiarvi, di rendervi idonei per entrare nel regno di Dio, in questo regno di santità, di purezza, di giustizia. Se anche voi avete lo stesso mio sentimento, quando abbiamo letto il versetto 9, ci siamo subito posti una domanda: cosa? Perché ci saremmo aspettati tutto tranne che di leggere nel versetto 9 che Gesù va a farsi battezzare da Giovanni. Che cosa? Giovanni, ma non avevi detto che è lui il nuovo re che battezza con lo Spirito Santo? Non avevi detto che lui è più forte di te? Non avevi detto che lui è più degno di te? Non avevi detto di non essere neanche degno di chinarti a sciogliergli il legaccio dei calzari? E come mai adesso questo re viene da te a farsi battezzare? Questa in effetti è la domanda più importante a cui vorrei rispondere questa sera attraverso questo messaggio. Perché Gesù è andato da Giovanni e si è fatto battezzare da Giovanni? Sottolineo questo fatto: il battesimo di Gesù e tutto quello che succede immediatamente dopo il suo battesimo ha lo scopo di affermare l'identità di Gesù Cristo e lo scopo della sua missione. Infatti si tratta di avvenimenti che dimostrano che Gesù è il Messia e che il Vangelo è un piano divino. E lo scopo è molto pratico, veramente, come sto cercando di sottolineare. Questo non è uno scopo teorico, non abbiamo uno scopo accademico, soltanto per alimentare la nostra curiosità. Lo scopo è molto pratico ed è questo: affinché tu ed io possiamo fidarci pienamente di ciò che è scritto qui e possiamo abbandonare la nostra religione, i nostri dubbi, la nostra incredulità,
per mettere la nostra fede, la nostra fiducia unicamente su questo Re, su questo Vangelo, su questo messaggio di cui Marco ci sta parlando. Così vedremo da questi versetti, da questi tre versetti, tre avvenimenti. Ci concentriamo proprio sui tre avvenimenti più importanti che affermano l'identità di Gesù come Messia e che ci spingono ad avere piena fiducia in questo piano divino per il perdono dei nostri peccati. Perché, come abbiamo visto, questa è la condizione per poter entrare nel regno di Dio. Così vedremo l'arrivo, l'ho chiamato inimmaginabile, del Figlio di Dio, e capiremo perché al versetto 9. Poi vedremo al versetto 10 la discesa visibile dello Spirito Santo, e poi al versetto 11 la testimonianza udibile del Padre. Se avete notato, tutte e tre le persone della Trinità sono pienamente coinvolte in questo piano: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E le tre persone della Trinità manifestano appunto una stessa volontà, uno stesso proposito in questo piano. Cominciamo naturalmente dal primo punto, l'arrivo inimmaginabile, sorprendente, del Figlio, al versetto 9. Questo versetto 9 appunto descrive qualcosa che sembra veramente strano. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni il Battista. Il fatto che Gesù si battezzi con un battesimo che, voglio sottolineare e ricordare, era un battesimo di ravvedimento. Era un battesimo di ravvedimento per i propri peccati. Sembra molto strano per il Figlio di Dio. Sembra imbarazzante, anche offensivo. Il battesimo di ravvedimento di Gesù sembra veramente qualcosa che sminuisce la sua persona. Sembra quasi che ci sia un po' una contraddizione qui. Che succede? Marco, perché ci stai raccontando questa cosa? Eppure il modo in cui questi avvenimenti sono collegati, il suo battesimo e quello che avverrà dopo, dimostra che il battesimo di Gesù era parte del piano di Dio. Era parte del piano di Dio. Vorrei farvi notare prima di tutto che Gesù andò volontariamente da Giovanni. In quei giorni Gesù venne, c'è scritto, da Nazaret di Galilea. Non dice che fu preso, portato a forza da qualcuno, non dice che qualcuno lo spinse ad andare lì o lo costrinse ad andare lì. C'è scritto che Gesù venne da Nazaret di Galilea. Dice in quei giorni, in quali giorni? In quali giorni? Beh, i giorni in cui Giovanni battezzava. Abbiamo visto appunto nei versetti da 2 a 8, proprio questo battesimo di Giovanni lungo il fiume Giordano, nel deserto della Giudea, non distante da Gerusalemme. Siamo intorno all'estate del 26 d.C., il ministero di Giovanni era iniziato circa 6 mesi prima. Giovanni erano circa 6 mesi che predicava questo battesimo di ravvedimento e che battezzava delle persone. Sarebbe durato ancora altri 6 mesi circa, questo lo capiamo mettendo insieme i racconti degli altri Vangeli, prima di essere messo in prigione. Sarebbe stato tenuto in prigione circa un anno, dopodiché Giovanni sarebbe stato decapitato, come sappiamo. Dal Vangelo di Luca, al capitolo 3, versetto 21, non è necessario che voi lo prendiate, però posso leggervelo io, capiamo un pochino meglio questa situazione. Dice: ora, mentre tutto il popolo si faceva battezzare da Giovanni, anche Gesù fu battezzato. Quindi si riferisce ai giorni in cui Giovanni stava battezzando nel fiume Giordano. Possiamo dire che questo era un po' l'apice di questo ministero che aveva Giovanni. Siamo un po' al massimo, al punto massimo della sua popolarità, e Gesù arriva da lui nel deserto. Gesù venne, era proprio il suo obiettivo.
di farsi battezzare. Questo è ancora più chiaro nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 3, al versetto 13, Matteo ci dice che questa era chiaramente l'intenzione di Gesù, di farsi battezzare da Giovanni Battista. Dice: allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Qui Matteo, ancora più specifico, ci dice proprio che Gesù partì dalla Galilea per essere battezzato proprio da Giovanni. Qui non c'è nulla di casuale in questo racconto. Apro una parentesi: il battesimo di Gesù è un fatto così importante che tutti quanti i Vangeli ne parlano, tutti e quattro i Vangeli ne parlano, ed è così importante, e sottolineo ancora un altro aspetto, che proprio il battesimo di Giovanni, di Gesù, divenne il criterio di valutazione dei discepoli quando alcuni anni dopo, 3 anni dopo, dovettero sostituire un discepolo, Giuda, con un nuovo. Infatti, nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 1, versetti 21 e 22, dice queste parole, perché i discepoli a quel punto si sono trovati in questa situazione dove dovevano sostituire, scegliere un nuovo apostolo, discepolo, apostolo, per sostituire Giuda, che nel frattempo aveva tradito Gesù e si era poi impiccato. E così dice in Atti 1: bisogna dunque che tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù visse con noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni, fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato elevato in cielo, uno diventi testimone con noi della sua risurrezione. Capite? Era necessario, per tra le qualifiche di questo nuovo apostolo, era necessario essere stati con gli altri apostoli, insieme a Gesù, dal momento del suo battesimo fino al momento della sua ascensione. Questo significa che una qualifica fondamentale per essere un apostolo era quella di essere dei testimoni oculari dall'inizio alla fine del ministero di Gesù, del ministero pubblico di Gesù. Infatti il battesimo di Gesù in effetti determina proprio l'entrata, l'inizio pubblico del suo ministero. Questo ci insegna qualcosa anche quando oggi noi sentiamo delle persone che si arrogano il diritto di essere degli apostoli o di essere dei successori degli apostoli, dei successori di Pietro. È impossibile perché oggi non c'è nessuna persona vivente che possa dire di essere stato testimone oculare della vita di Cristo dal battesimo di Giovanni alla sua ascensione. La parola di Dio è molto chiara, ci impedisce di essere confusi. Il Messia andò volontariamente a farsi battezzare. Questo in qualche misura l'ho definito inimmaginabile. Ma se questo non fosse già abbastanza sorprendente per te, Marco aggiunge altri dettagli che sono carichi di significato. Perché lui dice che Gesù venne in quei giorni, nel momento massimo della popolarità di Giovanni, venne da Nazaret. Venne da Nazaret. Noi se leggiamo la Bibbia magari consideriamo questi dettagli poco importanti, ma vorrei dirvi qualcosa su Nazaret. Nazaret oggi è una città di circa 75.000, è molto ambita di pellegrinaggio proprio per la storia che ha, però all'epoca si trattava di un villaggio piccolissimo, si trattava di un villaggio di contadini, abitavano al massimo 500 persone a Nazaret. Sappiamo dai Vangeli che era il villaggio in cui l'angelo Gabriele diede l'annuncio a Maria del concepimento di Gesù. È sempre a Nazaret che Giuseppe e Maria si stabilirono dopo essere ritornati dall'Egitto. Se vi ricordate, avevano vissuto un breve tempo a Betlemme, dove Gesù era nato, però poi furono costretti a fuggire in Egitto per scampare al rischio di morte per Gesù a causa di Erode il Grande, che aveva determinato di fare uccidere tutti i bambini proprio perché voleva uccidere, sterminare questo re
dei giudei di cui aveva sentito parlare dai magi d'Oriente. Infatti Giuseppe e Maria tornarono soltanto dopo la morte di Erode, nel 4 a.C., perché quella è la data in cui Gesù nacque, in realtà, rispetto al nostro calendario. Nazareth si trovava a circa 10 km dal mare di Galilea, a nord di Gerusalemme, circa 150 km a nord di Gerusalemme, ed era un villaggio così insignificante, così oscuro, che l'Antico Testamento non lo menziona mai e neanche gli storici ebrei dell'epoca lo menzionano. Perché Marco menziona Nazareth? Perché era così importante che lui lo facesse? Certamente uno dei motivi era quello di aiutare quei romani a cui stava scrivendo a individuare un po' da quale parte del paese Gesù venisse, perché Gesù aveva vissuto tutta la sua vita in effetti a Nazareth, 30 anni della sua vita. Però Marco va avanti e specifica un'altra cosa, che Nazareth era della Galilea, Nazareth di Galilea. Ora, c'è una cosa importante da dire riguardo alla Galilea. Questa regione era conosciuta per essere la Galilea dei gentili, non delle persone gentili, ma delle persone pagane. I gentili sono i non giudei, i pagani. Infatti nel passato la Galilea era stata conquistata dall'Assiria, parliamo di circa 700 anni prima di Cristo, ma per questo motivo tanti pagani vivevano in quella zona. La differenza invece con la Giudea è che nella Giudea vivevano i giudei, i veri ebrei, che parlavano e guardavano con disprezzo i galilei. All'epoca più vivevi lontano da Gerusalemme, più eri un po' considerato ai margini. Però quello che voglio dire, e dico questo perché era impensabile, pensare all'epoca, era impensabile per questi giudei pensare a un Messia che venisse dalla Galilea. Le persone della Giudea erano convinte che dalla Galilea non sarebbe mai venuto nessun profeta, figuriamoci il Messia. Però avevano dimenticato dei passi importanti dell'Antico Testamento. Avevano dimenticato in un modo particolare una profezia importante del libro di Isaia. Infatti ve la leggo nel capitolo 8, la fine del capitolo 8 di Isaia, al versetto 23 fino al versetto 1 del capitolo 9. Sentite che cosa dice Isaia. Erano parole di speranza verso il popolo di Israele. Dice così: ma le tenebre non dureranno sempre sulla terra che ora è nell'angoscia. Come nei tempi passati Dio coprì di obbrobrio il paese di Zabulon e il paese di Neftali, così nei tempi a venire coprirà di gloria la terra vicina al mare, di là dal Giordano, la Galilea dei gentili. E poi il versetto 1 del capitolo 9 dice: il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Questo era l'annuncio dell'arrivo del Messia. Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende. Queste parole di Isaia affermavano che un giorno il Messia sarebbe venuto proprio ad illuminare la Galilea. Questa era una profezia che preannunciava che il Messia sarebbe proprio venuto da lì. Pensate. E il fatto che questi giudei avevano dimenticato queste profezie era la prova della corruzione spirituale del popolo giudeo all'epoca. Erano convinti che il Messia sarebbe venuto da Gerusalemme, dalle grandi università teologiche, e invece il Messia arrivava dal nord, dalla Galilea, dei gentili. Ed è interessante che tutti i discepoli di Gesù venivano anche loro dalla Galilea, erano galilei. Eppure, malgrado l'arrivo inimmaginabile di Gesù, il battesimo di Gesù era un piano divino. E lo vediamo nella seconda parte di questo versetto, perché Giovanni battezzò Gesù.
battezzò Gesù. Devo dirvi che la prima reazione di Giovanni quando lui vide Gesù fu quella di non volerlo battezzare. Infatti vorrei chiedervi adesso di andare nel Vangelo di Matteo, a pagina 953, Matteo 3, versetto 14. Matteo 3, versetto 14. Leggo dal versetto 13. Dice: allora Gesù dalla Galilea, questo l'abbiamo letto prima, si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato, ma questi, Giovanni, vi si opponeva dicendo: ma sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Mi fermo qui. Anche Giovanni era molto perplesso del fatto che Gesù volesse essere battezzato. Giovanni e Gesù erano cugini. Giovanni sapeva molto bene che Gesù era un uomo santo. Non era stato ancora ufficialmente avvertito su chi fosse il Messia, ma sapeva chi era Gesù. E Giovanni si oppone nel volerlo battezzare. Giovanni era convinto che Gesù non aveva bisogno di ravvedimento. Questo verbo che usa qui Matteo, si opponeva, è in una forma che parla del fatto che c'è stata un po' una specie di braccio di ferro. Non è stata soltanto una volta che Giovanni abbia detto: no, io non voglio battezzarti, sei tu che devi battezzare me. Giovanni comprendeva che Gesù era proprio colui che aveva annunciato, era più forte di lui, era più degno di lui, era più santo di lui. Giovanni sapeva di essere un peccatore. Però Marco qui, senza troppe, nel nostro passo, nel brano in cui stiamo guardando, senza troppe spiegazioni, ci dice che alla fine si lasciò convincere da Gesù. Gesù era anche più convincente e così lo battezzò. Perché lo battezzò? E perché Gesù si fece battezzare? Qui Marco non ce lo dice, in effetti. Infatti ci dice semplicemente che fu battezzato da Giovanni nel Giordano. Quello che interessa comunicarci, quello che a Marco interessava comunicarci è che Gesù fu battezzato nel Giordano. Questo era il piano del nuovo re. Importante, è utile sapere che i denigratori della Bibbia hanno, e anche del cristianesimo naturalmente, hanno usato questo evento per dire che la fede cristiana fosse una fede falsa, fasulla, contraddittoria. L'hanno usato anche per dire, per attaccare la persona di Gesù, per dire che Gesù era in fondo un peccatore come gli altri, era un uomo qualsiasi, anche lui aveva bisogno di un battesimo di ravvedimento. La realtà è che questo racconto del battesimo di Gesù non poteva essere stato inventato da chi avesse voluto convincere gli altri che il cristianesimo è la vera religione, perché in effetti ci fa un po' tremare la terra sotto i piedi a tutti. Ci spinge a chiederci: ma perché Gesù si fa battezzare con un battesimo di ravvedimento? Un battesimo che implicava il fatto di riconoscere i propri peccati, di prendere piena responsabilità per i propri peccati. Eppure l'arrivo di Gesù da Nazareth e il suo battesimo dimostra l'identità di Gesù come Messia. Infatti è molto importante guardare subito al secondo avvenimento, che avviene immediatamente dopo il suo battesimo. Guardate al versetto 10, perché qui vediamo la discesa visibile dello Spirito. Marco scrive: a un tratto, come egli usciva dall'acqua, come egli chi? Gesù. Come Gesù usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. A un tratto, dice Marco, questa è una parola preferita per quanto lo riguarda, viene tradotta immediatamente o subito, pensate, la usa 11 volte in questo capitolo 1 e 37 volte in tutto il libro. Ma Marco non credo che stia soltanto cercando di comunicarci un ritmo serrato attraverso questa parola,
Penso che stia usando questa parola per mostrarci il fatto che le cose stavano seguendo un piano molto preciso. C'è una coordinazione in tutto quello che succede a questo punto col battesimo di Gesù. Potremmo chiamarla proprio una sinergia in cui tutta la Trinità, tutte e tre le persone della Trinità dimostrano di avere un piano ben coordinato. Infatti dice che come egli usciva dall'acqua, succedono, accadono alcuni eventi sovrannaturali, tre in particolare. I cieli si aprono, dice Marco, lo Spirito scende su di lui in forma di colomba e una voce dall'alto, dai cieli, parla. C'è una cosa che accomuna tutti e tre questi eventi che vediamo qui, e cioè il fatto che nel pensiero giudaico proprio questi tre eventi succedere al momento della manifestazione del Messia. L'aveva già accennato Isaia nel capitolo 64, aveva parlato di questi cieli che si sarebbero aperti, da cui sarebbe sceso il Messia. Ma c'era in particolare un documento che si chiama il Testamento di Levi, scritto, pensate, 250 anni prima di Cristo, che descriveva questi eventi che noi poi leggiamo nel Vangelo di Marco. Ve lo leggo, ci sono diversi altri documenti, ma leggo soltanto questo. Dice così: i cieli saranno aperti e dal Tempio della Gloria la santificazione verrà su di lui. Con una voce paterna come quella di Abramo a Isacco, e la gloria dell'Altissimo risplenderà sopra di lui, e lo spirito della conoscenza e della santificazione riposerà su di lui, perché lui darà la maestà del Signore ai suoi figli che camminano nella verità per sempre. Veramente è impressionante il modo in cui un documento non ispirato da Dio, frutto della tradizione ebraica e della fede ebraica, comunque basata sulle scritture, fosse così attinente a fatti che poi in realtà sono veramente successi, si sono realizzati proprio così. Ma i giudei interpretavano questi testi come l'arrivo del Messia. C'era questa aspettativa, come ho detto domenica scorsa, i giudei del primo secolo stavano aspettando il Messia, volevano essere liberati dalla dominazione romana. Ed è proprio quello che succede a questo punto. Succedono in particolar modo nel versetto 10 due cose. La prima è che Gesù, uscendo dall'acqua, quindi un riferimento al fatto che si era battezzato, era stato immerso nel Giordano ed era uscito fuori, c'è scritto che vide aprirsi i cieli. Marco soltanto usa questo verbo, non gli altri Vangeli, che descrivono anche la stessa cosa, ma qui usa un verbo molto forte, ed è lo stesso verbo che usa quando parla della cortina del Tempio che si squarciò subito dopo la morte di Gesù. In effetti è una parola molto più forte di semplicemente aprirsi. I cieli, dice qui, si squarciarono. Successe qualcosa di veramente grande, qualcosa che se noi lo vedessimo oggi in un film di fantascienza ci spaventerebbe, molto probabilmente. L'atmosfera si aprì e non so neanche descrivervi che cos'è che si vede quando si apre l'atmosfera, però Marco usa il tempo presente perché Gesù vide quello che succedeva, ma in questo verbo è al passivo perché era un'azione che Dio stesso stava compiendo. Questo è un evento sovrannaturale. Pensate, per 400 anni i cieli erano stati chiusi, per 400 anni Dio era stato in silenzio, per 400 anni il popolo di Israele non aveva visto miracoli, non aveva visto profeti, non aveva ricevuto rivelazione. Adesso improvvisamente si squarciano i cieli perché Dio stava realizzando il suo piano, il Messia era arrivato. E proprio quando i cieli si aprirono, in questa azione molto ben coordinata, come vedete, lo Spirito Santo, c'è scritto che scese
su di lui, in una forma visibile, quella di una colomba. Bellissimo questo contrasto, da una parte c'è una scena terrificante e poi scende una colomba dolce, leggiadra, gentile, su Gesù che usciva dall'acqua. Questa è una bellissima immagine, ma anche un'immagine che deve essere spiegata, perché c'è scritto che lui vide lo Spirito e per definizione è impossibile vedere lo Spirito. Lo Spirito per definizione è invisibile. La parola di Dio dice che Dio è Spirito, infatti non lo vediamo. Beh, è chiaro che se Dio però avesse mandato lo Spirito in modo invisibile, né Giovanni né gli altri avrebbero visto lo Spirito. Invece tutti e tre i Vangeli, Matteo, Marco e Luca soprattutto, sottolineano il fatto che lo Spirito scese come o in forma corporea di una colomba. Era un dettaglio importante. Perché una colomba? E come scende una colomba? L'ho accennato prima, delicatamente, gentilmente, e poi si posa. L'idea, questa frase, lo Spirito scende su di lui, vide lo Spirito scendere su di lui, l'idea non è soltanto che lo Spirito in forma di colomba sia sceso su Gesù, ma parla proprio del fatto che scese in lui, prese dimora in lui. E nell'Antico Testamento ci sono molti passi che parlano proprio di questo aspetto, dello Spirito di Dio che rimaneva, si posava in qualche modo, su uomini, uomini di Dio che dovevano compiere dei lavori particolari, dei compiti particolari da parte di Dio, erano sacerdoti, erano profeti, erano re, ma tutti gli uomini di Dio dell'Antico Testamento non potevano svolgere nessun tipo di lavoro, di compito, se lo Spirito non fosse andato su di loro, se lo Spirito di Dio non gli avesse dato la capacità di farlo. E nell'Antico Testamento c'erano diversi passi che anticipavano che lo Spirito di Dio avrebbe riposato sul Messia. In Isaia 11, per esempio, ascoltate questi due versetti, se volete prenderli, Isaia 11, versetti 1 e 2, altrimenti ve li leggo io, dice così: poi un ramo uscirà dal tronco di Isai, è un passo che si riferisce al Messia appunto, e un rampollo, un bambino, spunterà dalle sue radici e lo Spirito del Signore riposerà su di lui. Spirito di saggezza e di intelligenza, Spirito di consiglio e di forza, Spirito di conoscenza e di timore del Signore. Vedete, un'altra profezia che anticipava il fatto che lo Spirito avrebbe riposato sul Messia. Isaia 42, versetto 1, dice: ecco il mio servo, parla del Messia, ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio. Io ho messo il mio Spirito su di lui ed egli manifesterà la giustizia alle nazioni. Queste cose erano state anticipate nell'Antico Testamento ed era necessario che succedessero in un modo chiaro, visibile, quando il Messia sarebbe arrivato. Giovanni, parlo dell'Evangelista Giovanni, che ha scritto il Vangelo di Giovanni, scrive proprio riferendosi a questo momento, che questo fu il momento in cui Giovanni Battista comprese l'identità del Messia. Giovanni 1,33 dice: io non lo conoscevo, è Giovanni Battista che parla, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. Capite? Questa discesa dello Spirito in forma di colomba su Gesù stava realizzando, stava adempiendo le promesse di Dio circa la venuta del Messia, e stava anche simbolizzando questo momento in cui il re, il nuovo re, riceveva il potere regale per compiere il suo mandato. Questa è l'incoronazione, come ho detto, molti commentatori della Bibbia la chiamano. Però a questo punto succede un altro avvenimento sovrannaturale che afferma l'identità
divina di Gesù è il fatto che il Vangelo è una storia vera, non è una storia inventata, non è una favola. E lo vediamo nel versetto 11. La testimonianza udibile del Padre. Marco scrive: una voce venne dai cieli. Tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto. Non lo so, forse insieme agli altri avvenimenti che abbiamo visto fin qui, forse questo è quello che ci colpisce di più, perché sentire la voce di Dio dal cielo è qualcosa che impressiona. A me non è mai successo, non so se tu hai mai sentito la voce di Dio dal cielo. Però a questo punto Dio il Padre, Dio il Creatore dei cieli e della terra, non soltanto afferma la sua volontà, ma afferma anche il suo legame unico con il suo figlio, con Gesù Cristo, con questo nuovo, con il nuovo re. Il popolo di Israele sapeva dalle scritture dell'Antico Testamento che Dio aveva parlato alcune volte dal cielo, ci sono degli esempi. Per esempio aveva parlato al popolo di Israele quando gli aveva dato la legge al Monte Sinai, proprio per aiutarli a capire, a prendere sul serio quei comandamenti che gli aveva dato. Nel Nuovo Testamento è scritto che il Padre ha parlato dal cielo tre volte. Dio Padre ha parlato dal cielo tre volte, in tre momenti diversi: al momento del battesimo di Gesù, al momento della trasfigurazione, quando Gesù fu trasfigurato davanti ad alcuni dei suoi discepoli, e poi durante la settimana della Passione, tre volte. Tre volte il Padre ha parlato dal cielo in un modo udibile, in un modo che la sua voce poteva essere ascoltata. È interessante, leggendo questi passi si capisce che soltanto i cristiani, i credenti, ascoltavano queste parole, ma per il popolo, per le persone che non avevano una fede personale in Dio, dice che non capivano, sembrava quasi fosse un tuono, un rumore. Gesù dirà in un altro passo del Vangelo che quella voce era venuta non per lui, ma per Giovanni e per quei discepoli che stavano ascoltando. Sono due affermazioni qui di Dio cariche di significato e sono per noi. Sono per noi. Marco le ha rivelate per noi. La prima affermazione è: tu sei il mio diletto figlio. La prima frase che Dio dice, Dio Padre, dice: tu sei il mio diletto figlio. Questa è la testimonianza più grande che Gesù avesse, più grande e pubblica che Gesù avesse mai potuto ricevere, se ci pensate. Dio stesso, Dio figlio di Dio, tu sei il mio figlio. Dio non aveva mai chiamato figlio suo qualsiasi persona o un altro profeta, ma stava dicendo non soltanto che Dio, che Gesù Cristo era della stessa natura del Padre, uguale, eterno come lui, ma letteralmente qui la parola, la frase, l'affermazione è: tu sei il figlio del mio amore, tu sei il figlio del mio amore, tu sei il mio figlio amato, tu sei il mio figlio speciale, tu sei il mio unico figlio. Descrive una relazione unica di Gesù con il Padre. Oggi le persone dicono: ma io credo in Dio a modo mio. Tu non puoi credere in Dio a modo tuo. Tu non puoi credere in Dio a modo tuo. Tu devi credere in Dio nel modo in cui Dio ha stabilito. Infatti Dio ha detto che chi non onora il figlio non onora neanche il padre. E questa affermazione, questa dichiarazione di Dio dai cieli è molto importante per ciascuno di noi. Naturalmente i giudei del primo secolo comprendevano che questo era un riferimento al Messia, o almeno avrebbero dovuto. Infatti Dio, parlando dal cielo e usando proprio questa frase, stava facendo un riferimento a un passo che parlava del Messia di nuovo nell'Antico Testamento. Nel Salmo 2, versetti 7 e 12. Lui nel Salmo 2
dice proprio questa affermazione: il Signore mi ha detto, tu sei il mio figlio, usa proprio questa espressione, io oggi ti ho generato. E poi al versetto 12 va avanti dicendo, rendete omaggio al figlio. Era un salmo che indirizzato alle nazioni, ribelli a Dio, ribelli a Dio e al suo unto, quindi al Messia. Rendete omaggio al figlio affinché il Signore, questo è il Salmo 2, non si adiri e voi non periate nella vostra via, perché improvvisa l'ira sua potrebbe divampare. Per Dio è importante il modo in cui noi consideriamo il suo figlio. Infatti aggiunge, dice, tu sei il mio diletto figlio, c'è un'altra affermazione, in te mi sono compiaciuto. Questa è proprio la testimonianza del padre verso la santità di suo figlio, verso la perfezione di Gesù, verso la purezza di Gesù. E anche questo era un riferimento a passi dell'Antico Testamento. In Isaia 42,1 dice proprio la frase molto simile, ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui io mi compiaccio. E questa affermazione in Isaia 42 si riferiva proprio al servo, al Messia che avrebbe sofferto. Si trova proprio in quella parte del libro che parlava del fatto che il Messia sarebbe venuto e avrebbe dovuto soffrire per i peccati del popolo. Qui c'è un'implicazione molto grande. Il fatto che l'identità di Gesù venga affermata dalla massima autorità, dal Padre e dal cielo, sapete che cosa significa? Significa che negare questa verità significa commettere un peccato della massima gravità, significa commettere un peccato da cui non c'è possibilità di salvezza, significa commettere lo stesso peccato che i farisei e gli scribi commettevano quando vedevano Gesù fare i miracoli e gli dicevano tu fai i miracoli non grazie allo Spirito di Dio, ma grazie a Belzebù, grazie al diavolo. Non c'era speranza di salvezza per loro, perché non stavano ricevendo Gesù come il vero Messia. Oggi i testimoni di Geova insegnano proprio questa eresia, che è un'eresia vecchia veramente, che si chiama modalismo, ed era un'eresia che negava la distinzione di persone all'interno della Trinità. Concepiva la Trinità come un unico Dio che, diciamo, faceva finta di essere tre persone diverse. Ma anche il passo che abbiamo appena visto stasera dimostra che si sbagliano. La Scrittura insegna chiaramente la dottrina della Trinità, cioè tre persone distinte, ma un solo Dio. Un solo Dio che si manifesta in tre persone, e non mi chiedete di spiegarvelo, perché non saprei spiegarvelo, però noi vediamo qui in questo passo le tre persone della Trinità in un piano ben coordinato, ciascuna ben distinta l'una dall'altra, con un compito ben distinto, che insieme formano un unico Dio. Questa è la verità della parola di Dio. Questi tre avvenimenti, il battesimo di Gesù, la discesa dello Spirito e la testimonianza del Padre, affermano l'identità di Gesù Cristo come Messia, il fatto che il Vangelo non è una favola. Facciamo bene a crederlo e facciamo bene ad annunciarlo, cari fratelli. Adesso però devo rispondere alla domanda più importante, ho detto. Perché Gesù si è fatto battezzare da Giovanni? Perché era necessario che Gesù si facesse battezzare da Giovanni? Perché ha lasciato tutto a Nazareth? Perché in quel momento Gesù ha lasciato tutto, ha lasciato il suo lavoro, lui lavorava per sostenere anche Maria, sua madre, la sua famiglia, i suoi fratelli, le sue sorelle. Ha lasciato tutto per andare da Giovanni a iniziare il suo ministero pubblico. Perché ha scelto di essere frainteso? Perché ha scelto di creare una situazione strana, imbarazzante, quasi offensiva? Ci sono diversi motivi per cui era necessario il battesimo di Gesù.
Primo motivo è che il battesimo di Gesù confermava il ministero di Giovanni Battista. Giovanni Battista che doveva preparare il popolo per la venuta del Messia. Come dice in un altro passo, quando c'è quella diatriba con i farisei, il battesimo di Giovanni veniva dal cielo e non dagli uomini. E il fatto che Gesù si lasciò battezzare da Giovanni dimostrò, fu la prova, che il battesimo di Giovanni veniva dal cielo, era un battesimo che veniva da Dio, era la volontà di Dio. Non soltanto, ma il punto numero due, il battesimo di Gesù conferma il ministero e l'identità di Gesù, e lo abbiamo appena visto, attraverso lo Spirito Santo e attraverso la voce del Padre. Infatti questa testimonianza chiara dello Spirito e del Padre sono venuti proprio al momento del suo battesimo. Quindi questa è stata una conferma del suo ministero, della sua identità come Messia. Era un adempimento delle profezie dell'Antico Testamento. C'è ancora un altro motivo. Dato che questo battesimo veniva dal cielo ed era la volontà di Dio, quindi, che Giovanni praticasse questo battesimo di ravvedimento, significa che ogni persona che volesse vivere in totale ubbidienza a Dio doveva farlo, doveva battezzarsi, doveva essere battezzato da Giovanni. Non so se potete tornare ancora a Matteo capitolo 3. Leggo il versetto 15 che non ho letto prima quando abbiamo preso questo passo. Ma quando Giovanni stava un po' facendo il braccio di ferro, quando si opponeva al battesimo di Gesù, Gesù risponde così. Matteo 3, versetto 15, pagina 953. Giovanni gli aveva appena detto: ma sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Guardate che cosa risponde Gesù. Ma Gesù gli rispose: sia così per ora, poiché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia. Questo era il modo in cui Gesù stava dimostrando in effetti di vivere una vita completamente sottomessa al Padre, completamente in ubbidienza alla volontà di Dio. Veramente questa è un'affermazione bellissima di Gesù, perché credo sia l'affermazione più chiara che troviamo nella parola di Dio, nei Vangeli, della volontà di Gesù di voler adempiere pienamente, completamente, perfettamente ogni aspetto della volontà di Dio, della volontà del Padre. E questo ci parla proprio della sua ubbidienza, ma anche della sua santità, della sua sottomissione come vero uomo al Padre. La sua missione era quella di vivere una vita perfetta. Questo, noi siamo seguaci di Cristo, questo dovrebbe anche essere il nostro desiderio, la nostra motivazione. Però c'è un ultimo motivo, e credo che sia il motivo più grande, più importante, quello che ha le implicazioni più grandi. Ma il battesimo di Gesù significa che lui si stava identificando con i peccatori. Il motivo per cui il re è venuto per la prima volta, quella che Marco ci descrive nel suo Vangelo, è per servire, ha detto, ma anche per soffrire, cioè per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti, per pagare con la sua morte i peccati di molti peccatori. E battezzandosi Gesù quel giorno ha anticipato quello che avrebbe dovuto compiere, quello che avrebbe compiuto sulla croce, dare la sua vita al posto nostro, essere punito per i nostri peccati, non per i suoi peccati. Infatti il Vangelo, e questa è la bellissima notizia del Vangelo, è un grande scambio, è il più grande scambio, perché la vita e la giustizia perfetta di Cristo, che ha dimostrato anche ubbidendo a quella richiesta del Padre, vengono imputati su tutti coloro che pongono la loro fede in Lui. Mentre il nostro peccato e la morte che noi meritiamo a causa del nostro peccato vengono invece imputati su di Lui.
Questo è il messaggio del Vangelo. Gesù ha vissuto la vita che noi avremmo dovuto vivere, che noi non siamo in grado di vivere, affinché la sua giustizia perfetta potesse essere accreditata, imputata su di noi, affinché noi potessimo essere rivestiti di vesti bianche, anziché le vesti sudice, come ho detto, strappate a causa dei nostri peccati. E poi è morto sulla croce come sostituto, pagando per i colpevoli con la sua morte. Il giorno in cui Gesù moriva sulla croce, il Padre lo stava trattando come i peccatori meritavano di essere trattati. Quando noi pensiamo, quando noi ci chiediamo, ma come valuterà Dio la mia vita? Ma Dio ha già valutato la tua vita. Dio ha messo a morte il suo unico figlio, il suo amato figlio. Quando tu pensi a te stesso e cerchi di giustificare i tuoi peccati, o pensi che sei migliore degli altri, Dio ha già espresso il suo giudizio sulla tua vita, perché ha messo la sua punizione, la sua ira, tutta sul suo figlio. Gesù è stato trattato sulla croce dal Padre come noi meritavamo di essere trattati. Lui è stato trattato come se lui avesse vissuto le nostre vite. È stato trattato come se lui avesse personalmente commesso i tuoi peccati, i miei peccati. Dio, il Padre, ha scaricato tutta la sua ira giusta per i nostri peccati sul Figlio. E il battesimo di Gesù era un'illustrazione di quello che Gesù è venuto a fare. Questo è il messaggio del Vangelo. Gesù ha vissuto la vita che noi avremmo dovuto vivere affinché la sua giustizia potesse essere accreditata a noi. Ecco perché lui oggi dice: chi crede in me ha vita eterna. Non perché la merita, ma perché Gesù l'ha acquistata per lui, vivendo una vita perfetta, morendo sulla croce e poi risuscitando. Ma non tutti entrano nel regno di Dio. Non tutti entrano nel regno di Dio. Questa non è una cosa, l'entrata nel regno di Dio non è una cosa automatica. I tre avvenimenti che abbiamo visto stasera affermano l'identità di Gesù come Messia e ci spingono, come ho detto all'inizio, ad avere piena fiducia nel piano divino per il perdono dei nostri peccati. Io prego che Dio ti aiuti a vedere che questo è il piano divino, non c'è un altro piano, non c'è un piano migliore di questo. Che Dio ti aiuti a vedere che questo è l'unico piano per la tua salvezza, non sputarci sopra, non rifiutarlo. Gesù è davvero il Messia che doveva venire sulla terra, Gesù è davvero il Salvatore del mondo. Oggi tu hai la possibilità di ricevere questa salvezza ravvedendoti dei tuoi peccati, riconoscendo i tuoi peccati, prendendo piena responsabilità dei tuoi peccati e riconoscendo e credendo che Gesù è il Messia promesso, colui che non hai mai conosciuto prima. Colui che nella prima venuta ha preso su di sé i nostri peccati e nella sua seconda venuta stabilirà il suo regno, in cui entreranno soltanto coloro che si sono ravveduti e che hanno creduto. Preghiamo.